ragazzi e ben ritrovati nella 1 più 1 dalle 5 Family. Oggi vi faremo vedere come fare dei regalini di fine festa di compleanno. Si avvicina il compleanno di Anais e prepariamo dei regalini di fine festa a tema Harry Potter. Adesso vi facciamo vedere tutto l'occorrente per fare questi regalini di fine festa che Anais darà ai suoi invitati. Vi spieghiamo la nostra idea. Abbiamo avuto l'idea di fare delle trie personalizzate per ogni invitato a tema Harry Potter. Metteremo queste trie personalizzate nei sacchettini regalo che abbiamo trovato di Harry. Ognuno avrà il suo sacchettino con dentro la sua tria. Per realizzare queste trie avete bisogno di... Noi abbiamo trovato questi fogli per gli origami, che però sono molto sottili e quindi che poi appiccicheremo su un foglio di cartoncino, e qui con questi realizzeremo le trie. Per fare le pedine della tria abbiamo avuto l'idea di usare queste tesserine con le letterine, e per fare in modo che si distinguano due tipi di tesserine diverse ne dipingeremo alcune di rosa e alcune di azzurro, e ognuno avrà le sue. Poi con stickers e altri adesivi decoreremo le nostre trie. Altra cosina che poi faremo da mettere nei sacchettini sono dei portachiavi. Ho trovato questi portachiavi in legno, li ricopriremo di nastro adesivo glitterato e poi sopra ci metteremo sempre degli adesivi di Harry Potter. Iniziamo a vedere come fare le trie. Qui abbiamo il nostro foglietto per origami. Dobbiamo realizzare la griglia. Quindi ho misurato 12 cm per 12 cm in modo tale da avere 9 quadratini. Ho lasciato uno spazietto in alto per scrivere tria D, così ogni bambino può scrivere il suo nome, e dietro ho scritto Happy Birthday Anais mettendo uno sticker di Harry Potter, quindi molto semplice da fare. Ecco il mio reticolato, lo ritaglio lasciando la parte sopra e poi ripasso le caselline con un indelebile nero e vado a scrivere triadi. Nel frattempo Sofì e Anais prendono le tesserine 8. E le dipingono, una di rosa e una di blu. Poi le tesserine le metteremo in un sacchettino, ognuno avrà il suo sacchettino per giocare. Sono colori glitter molto leggeri, quindi... Secondo 8. Per fare i portachiavi prendiamo il nostro nastro adesivo, togliamo, se devo fare il cosolino,
apriamo nuovamente. Abbiamo il portachiavi e lo decoriamo con uno sticker. Abbiamo il nostro portachiavi di Harry Potter. Portachiavi fatti. Per decorarli ulteriormente dietro ho messo un emoji dietro ad ogni personaggio e questi andranno nei sacchettini. Adesso facciamo i sacchettini porta tesserine. Ci basta prendere un foglio, sempre di quelli di origami che abbiamo preso prima, lo pieghiamo a metà, così, incolliamo questi due lati, scriviamo sopra tesserine e il nostro sacchettino sarà pronto. Abbiamo finito con tutto e ci resta solo che assemblare il nostro regalino. Mettiamo dentro la tria, il portachiavi, il portatesserine per la tria e un po' di dolciumi. E se così ogni invitato avrà il suo sacchettino a fine festa. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate e iscrivetevi al nostro canale! E soprattutto fate sapere nei commenti se volete il video unboxing di tutti i regali di compleanno di Anaïs. Salutate! Ciao!